Benvenuti al terzo giorno di Vlogmas, sabato 3 dicembre. Passeremo insieme tutti questi giorni qui e ancora di più. Terzo giorno, calendario avvento di Trendy Tap, c'è uno smalto rosso. Questo è il mio, questo qui è molto più vivace, questo è molto più rosso pa passion, bellissimo. E poi c'è una crema da giorno della Balea. Wow, ma che bel bottino! One, two, due pacchi. Sono anche pesanti, eh? Mamma mia! Si aprono? Ma c'è in omaggio anche la barretta natalizia. Merry Christmas! No, vabbè, pazzesco. Apro? Ma c'è anche un'altra barretta qua! C'è un'altra barretta. Quest'anno, ragazzi, solo regali fit line io faccio, solo quelli. C'è anche un altro di drink, eh? Accipicchia. Buongiorno, siamo già a 3 dicembre. Mamma mia, come passa in fretta il tempo, ragazzi! E è tempo di regali. Avete visto che mi sono arrivati due pacchi grossi della Fit Line? Perché quest'anno ho deciso di fare i regali i prodotti miei della Fit Line come distributrice. E oltre a comprarli per me, ho deciso di regalarli alle persone che non, o qualcuno che non li aveva ancora provati. Qualcuno invece che li ha provati, glielo regalo di nuovo lo stesso prodotto perché si trova bene. E poi anche per far sì che invece di andare a comprare cavolate, cose che non servono a niente, ad esempio ho preso l'Activice, l'Air Plus per una persona che ha bisogno ai capelli e gli regalo questo così, come posso dire, sarà felice che avrà dei bei capelli, per dire, cosa gli vado a regalare, una palette di trucco, gli vado a prendere un profumo, ma regaliamo cose che sono utili, perché avete visto quando fanno i regali sempre cose riciclate, tutta immondizia. Tante volte mi è capitato che mi regalassero robaccia e cose anche magari che la scatola non era chiusa bene, per cui oppure cose che non c'entrano niente con me che si vedeva che era un regalo riciclato. A parte che quelle persone lì sono state tutte eliminate completamente perché, come potete immaginare, persone così non sono amiche. Meglio guardate non fare regali. Però se si devono fare si fanno utili. Ad esempio a mia mamma gli ho preso il D-Drink perché ha bisogno un po' di disintossicarsi e allora sì, gli prenderò un maglioncino o qualcosa, però gli ho preso anche questo che dopo glielo do perché è una cura di 14 giorni detox, così si ripulisce bene, visto che tra vaccino, medicine, quello che ha fatto, si sente a volte un pochettino così gonfia, un po' spossata. E allora questo qui per lei è il prodotto giusto. Poi però logico, per ogni persona gli regali il prodotto ideale, no? Ad esempio mio papà che ha sempre preso questo qui perché lui prende sempre il potassio col magnesio, però gli do il Restorete che fa bene, che si rilassa anche per la muscolatura. E poi non sono cifre eccessive che spendo, perché poi comunque se vai a comprare altre cose spendi molto di più, minimo 50-70 euro, questi con neanche 30 euro e qualcosa te la cavi, per cui se fate il conto è buono e più ci fai bella figura perché sono prodotti di qualità. Io ho trovato questa soluzione, poi mi va bene perché ogni volta che c'è un pacchetto che ordino mi arriva anche una barretta in omaggio, ogni volta che si fanno 100 euro di spesa anche per i clienti naturalmente. E pensateci anche voi, no? Perché dovete fare i regali a vostra mamma, ha bisogno di per i capelli gli regalate questo, chi ha problemi con gli occhi gli si regala queste gocce qua magnifiche che ti aiutano tantissimo a rilassare un pochettino gli occhi che non ti brucino, eccetera. Ecco, io ho trovato i suggerimenti, questi qua sono quello che faccio io per, a parte regalarmeli per me. Però ecco, se si fa un regalo si deve fare che è personalizzato per quella persona. Ad esempio, a mia mamma, se gli vado a prendere quello per i capelli che c'entra, non gli serve a niente perché c'è già i miei capelli, non ha necessità. E
E come a me se mi regalano, non so, un profumo che non mi piace, che spesso capita, perché? Perché magari gliel'avevano regalato e allora poi dopo non gli piaceva. Allora è meglio che si regala un buono spesa da 50, ma anche da 25 euro. Guardate, preferisco mi fanno una ricarica al cellulare per dire che fanno più bella figura, da 50 euro. Ah, c'è un po' troppo 50 euro di ricarica. Mi fai una carta di credito, carta Sephora da 200 euro, un po' di così. Ce le prendo, logico. Le carte regalo minimo sono da 200 euro, ragazzi. Apposta dico: è meglio comprare i prodotti della Fitline da regalare. E non so voi che cosa farete di regalo per voi stessi. Vi farete? Io me lo sono già fatto, poi vedrete. Ve lo dirò magari, chissà sì, chi no. Chi mi ha seguito nelle storie ha visto qualche giro che facevo strano l'altro giorno ad Arese, avrà già capito. E quindi questo. Poi è logico che tante persone tra famiglie si fanno solo ai bambini. A me era capitato con un ex e mi faceva ridere, allora stavo a guardare quanto mi ha regalato l'altra volta, perché facevano i regali ai figli, no? Poi guardava quanto ha speso per mio figlio. Ah, adesso allora gli devo fare un regalo che costa di me. Ma dai ragazzi, cioè non è che si possono fare queste cose. Su per giù uno dice, vabbè, noi ci facciamo regali sui 50 euro per dire, no? Ma che stai a guardare? Ah, questo 31. 50, adesso glielo faccio da 29 euro, cioè cose patetiche. Meglio non fargli i regali. Però ecco la cosa pure di regalarlo solo ai ragazzini, niente agli adulti, ok? Poi magari alla nonna, alla mamma si fa, al papà, queste cose qui. Secondo me sì, però tra sorelle, eccetera. Poi tra amiche, se si fanno bei regali, sì, però se mi devono regalare, come dicevo, cose così, tanto vale meglio dire. Lasciamo perdere, no? Poi ci sono l'amica invece che è attenta, che ti regala la cosa che sa che ti può piacere, no? Poi magari uno va a cercare la cosa che gli può piacere, sold out, che non si trova, perché sapete, in questo periodo tutti impazziti, poi col Black Friday praticamente è già terminato tutto quanto, e allora dici che gli regalo? Ecco, e allora quando non sai che cosa regalare, ci senti, ti do una card e siamo a posto, perché secondo me, a me ad esempio, che ho tantissime cose, c'è pericolo che mi regalano, possano regalare anche una cosa doppia oppure un bel televisore, insomma. Allora quando si va sui tra fidanzati, tra moglie e marito, magari in famiglia, diciamo vabbè, in famiglia non ci facciamo regali, prendiamo il televisore nuovo. In questo periodo tante famiglie che vanno a comprare il televisore nuovo, che si fanno quello da 40 pollici, che poi adesso pure quelli lì di televisori si sono abbassati tantissimo rispetto a un po' di anni fa, sapete, per cui uno gestisce un po' le cose come gli torna meglio. Secondo me è l'ideale. E poi invece c'è chi decide, basta, non faccio regali a nessuno, proprio non me li fate, che forse è la cosa migliore. Però dai, non è Natale se non ci sono i regali. E poi uno dice, ma tanto io i regali migliori sono quelli che mi faccio io. E col partner è sempre così. Dipende, innanzitutto se il partner se lo merita pure il regalo, se lo merita o non se lo merita. Quello prima di tutto. Poi non è che magari vai a scovare nelle sue cose, c'è un anello, dici, che bello mi fa l'anello, poi invece magari l'anello per l'amante. C'era in Love Actually, il film quello inglese di un po' di anni fa, che era successo questo: la moglie era andata a frugare nella giacca del marito, ha visto il pacchettino tutta contenta, adesso me lo regala, invece era per l'amante, vedete voi, da spararsi. L'ideale sarebbe prima ricevere regali, no? E poi dopo, in base a quello che ci hanno regalato, si regala. Ah, tu non mi hai regalato questo, col cavolo che ti regalo l'Air Plus della Fitline. Questi sono gioiellini, per dirvi. Ecco, l'ideale sarebbe anche questo. Poi ecco, pure i bambini, ragazzini, sempre con questi cellulari, queste cose, perché noi quando eravamo piccoli queste cose non le utilizzavamo, stavamo tanto bene. Io a 12 anni stavo a giocare con le Barbie, qui a 12 anni stanno già a uscire con i ragazzi, no? Insomma, sono un po' step by step, no? Non si devono tagliare troppo le tappe. Poi faremo un discorso a parte magari in un altro video. Comunque vabbè, questo oggi vi volevo dire. A volte guardate, basta pure una cavolatina, no? Ad esempio, faccio vedere. Questa è proprio una stupidaggine, però
E gli ho regalato questa card a mio papà, che carina per dire, ma questo è per dire un optional, un extra, no? Però gli è piaciuto tantissimo, per dire anche una stupidaggine, vai da Tiger, magari una cosina carina, un portafortuna, devi spendere 5 euro ad amica, cioè vai qualcosa così, ad esempio, vabbè, io che so cucire è tutta un'altra cosa perché posso fare, ad esempio, ieri sera ho fatto questi... oddio, sotto bicchieri, guardate che carini. E se fate pure il power cocktail, me lo sono messo qua. E si fa presto, no? Sono cose che costano poco, però quando gliene fai, gliene metti a un'amica con un bel nastrino 5-6, tieni sotto bicchieri. Chi è che non li usa? Anche perché diceva sono semplici, lo so, però devi andare a comprare la stoffa. Non sempre si trova questa stoffa di feltro. Poi è natalizia, poi le devi tagliare bene tutti i precisi. Per cui è una cosa secondo me carina da regalare. Ecco, si potrebbero fare anche dei regali fai da te, oppure si regalano anche le cose per gli animali e soprattutto anche qualcosa in offerta per Natale, giusto fare qualche cosa di beneficenza che a chi si preferisce, sempre basta che non ci siano che si conoscono le persone, capito? Che non siano truffatori, quella è la cosa più importante. A volte chiedono i soldi per gli animali, per i bambini bisognosi, per un bambino che deve fare un intervento urgente e poi non vanno a finire a destinazione. Allora lì mi incavolo davvero. Va bene, niente, questo è tutto. Spero che vi sia stato utile questo video. Poi ogni tanto bisogna farsi regali anche da soli, come mi sono fatta io. Mamma mia, che profumo che ha questo. Questa bustina, vabbè, poi dopo vedrete cosa ci sarà dentro. Vi saluto, ci vediamo domani con un altro vlog. Basta, ciao.